tutto parte da queste quattro note. Sono arrivato a Milano nel 2008 e un mio amico mi chiede: Giù, ma tu hai dei tuoi brani da farmi ascoltare? Perché ci sarebbe l'opportunità di scrivere una musica per uno spot televisivo, per il sociale, che poi andrà in onda nelle reti Mediaset. Sì, sì, ho qualcosa, guarda, quando vuoi dimmi. In realtà io non avevo mai scritto una nota, se non delle piccole melodie poco significative. Avevo sempre fatto musica da camera, quindi mai mi sarei sognato di approcciarmi alla composizione. Questo mio amico mi dice: guarda, tra un mese ci vediamo, mi fai ascoltare qualcosa di tuo e lo presentiamo alla produzione. Guarda, sono sicuro che farai un ottimo lavoro. Perfetto, ok. Arrivo a casa tutto contento, in realtà chiuso il portone, vado nel panico. Pallone. Perché io non avevo niente di pronto. Però non potevo farmi sfuggire questa opportunità. Come spesso accade, mia moglie viene in mio aiuto e mi propone di musicare una poesia che lei stessa aveva scritto per me, che si intitola Buonanotte Sonaturi. E io provai e venne fuori questo. Il Centro Benedetta Dentino Onlus aiuta i bambini a comunicare, anche se non possono parlare. Manda un SMS solidale. Costruiremo insieme un futuro migliore per loro. Da qui la svolta. Cominciarono ad arrivare le prime chiamate. Il teatro, la musica di scena, le varie collaborazioni. E un giorno un mio amico regista, Alessandro Pace, mi chiese di scrivere una colonna sonora per un suo cortometraggio muto. Scrivere musiche di scena per il teatro e il cinema sono diventati il mio obiettivo. Lavorando al Teatro Franco Parenti di Milano, come musicista negli spettacoli, chiesi tantissime volte ad Andrea Rusciamà di mettermi alla prova con le mie musiche. E lei mi mise alla prova. Mi propose di scrivere una colonna sonora per un suo spettacolo e mi accetta la sfida. Thank you.
Che poi, quando avevo 16 anni, nel mio paesino di origine in Sicilia, ho assistito alle riprese del film premio Oscar Nuova Cinema Paradiso. Tornatore, Noiré, Leo Gullotta erano tra di noi. E 2 anni fa, partecipando al Festival di Todi, incontrai proprio Leo Gullotta. Mi presentai e gli raccontai del sedicenne che nel lontano 90 ebbe la fortuna di assistere a quelle riprese. E lui ne fu felice. E qualche mese fa decisi di far ascoltare alcuni miei brani ad un giovane regista, Adriano Predotti, conosciuto sui social, il quale mi propose di scrivere delle musiche per un suo cortometraggio, Il Bimbo, il cui protagonista è proprio Leo Gullotta. Poi, o passato e o presente mi piacciono, ma o futuro mi piace ancora che assai.